Sabino Merla e poi benvenuti, io mi unisco al saluto di benvenuto di Luca, che è il coordinatore della sezione di Napoli dell'esperimento CMS. Io sono associato al lavoro con lui. Vi rubo poco tempo, vorrei soltanto ringraziare il professor Landi personalmente per essere venuto qui oggi. Io l'ho conosciuto quando era ancora studente di dottorato e mi ricordo che all'epoca seguivo un corso lui venne a fare a Napoli, ci venne a spiegare un pochettino il funzionamento della DHC, dell'acceleratore che sarebbe poi entrato in funzione qualche anno più tardi. E mi voglio raccontare solo questo piccolo aneddoto simpatico, perché all'epoca noi seguivamo le soluzioni e lui ci spiegava la complessità di questa macchina, di questo acceleratore che ha una tecnologia più avanzata quella della stazione internazionale ordinaria. Lui diceva appunto, ci diceva quali erano le difficoltà progettuali, tutte le cose che potevano andare storte, insomma. E mi ricordo che uno dei miei compagni che seguiva con me, questo lo ricorderà Gianni, la persona che dice l'esame dei copi, a un certo punto gettò la penna sul tavolo e disse: ma non funzionerà mai. Ho detto: sei troppo complicato, non funzionerà mai. In realtà ha funzionato bene ed è il motivo per il quale siamo qui oggi a presentarvi questi risultati. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio ancora e passo la parola al professor. Buongiorno a tutti, grazie Luca, grazie Sabino per questa presentazione. Per me stare qui a Napoli, non sono molto molto di casa, è sempre un piacere. È un piacere vedere questa sala piena di giovani, che sono le persone a cui fa più piacere parlare. E perché sono il futuro, noi ormai stiamo qua per raccontare quello che abbiamo fatto e non poterlo lasciare a qualcuno che lo può portare avanti. Oggi vi parlo del bosone di Higgs e questo titolo sembra strano, il bosone di Higgs è qui tra noi e non, invece non è vero, cioè vi farò capire fra un po' per quale motivo ho scelto tutto questo. E partiamo un po' con la parola. Questa è una bella fotografia della Terra presa dalla stazione spaziale. La Terra l'atmosfera, prende l'energia del Sole, è l'Africa, molto bella, e la Terra è grande 10 alla 7 metri. 10 alla 7 metri è una distanza con cui voi avete un sentimento. Cioè, se voi pigliate un aereo e viaggiate in aereo un giorno, riuscite a fare il giro della Terra. L'aereo va a 700 km all'ora, insomma è una qualcosa che riusciamo a pensare. Però questa Terra è altro che un puntolino piccolo piccolo, qui disperso nella nostra galassia. E la galassia è 100 milioni di milioni di volte più grande della Terra. Sono sicuro che nessuno di voi ha un sentimento di quanto voglia dire questa distanza. Sfugge alla nostra percezione. E questa è una cosa che bisogna tenere in testa, perché quando noi parliamo della fisica del macrocosmo, delle cose molto grandi, o del microcosmo, cioè delle cose più piccole, noi cerchiamo di umanizzarla, cerchiamo di immaginare che i fenomeni seguano le stesse regole che noi vediamo costantemente nella nostra vita. Però non è così. Non è così. La fisica del macrocosmo e del microcosmo seguono delle regole molto diverse. E questa galassia contiene un milione di milioni di stelle e nell'universo ci sono 100.000 milioni di galassie. Questo vi dà l'idea di che puntolino piccolo noi siamo in tutto questo coso. E in totale ci sono 10 alla potenza 22 stelle, cioè 1 seguito da 22 zeri stelle. E la cosa assolutamente fantastica è che tutte queste stelle, tutte, sono fatte dagli stessi identici elementi di materia di cui siamo fatti. E questo qui è un fatto assolutamente fantastico, cioè la materia, quando uno poi la va a scavare nel piccolo piccolo, è assolutamente identica, ovunque noi siamo. E noi sappiamo che la materia è fatta da atomi, no? Questi atomi al centro hanno un nucleo dove hanno ancora dentro degli elettroni, sappiamo che questo nucleo è fatto di protoni e neutroni. Non si insegna, non so se si insegna oggi sui libri di scuola del liceo, ma questi protoni e neutroni non sono oggetti puntiformi, ma all'interno contengono delle cose, ma fra cui contengono delle cose. E nell'universo ci sono 10 alla 80 cuori, uno seguito da 80 zeri. Perdete i numeri, non è importante. Solo per farvi capire la miriade di cose che ci sono qui.
Questi quark, cosa incredibile, sono tutti identici, sono tutti gemelli, tutti assolutamente identici tra di loro, e si sono formati nei, momenti, nei primissimi momenti di l'universo. E noi a sera genera studiamo l'interazione della materia, facendo collidere le fasce di particelle, nelle condizioni che esistevano nell'universo quando l'universo era appena nato, un milionesimo, un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. E queste condizioni però sono importantissime, perché sono quelle che hanno determinato l'evoluzione dell'universo come lo conosciamo noi oggi. E quando l'entrata della funzione del Large Hadron Collider, la scienza è entrata in una nuova fase. E il Large Hadron Collider, l'LHC, è l'impresa scientifica più grande mai realizzata. È una macchina costruita al CERN per fare scoperte nel campo della fisica delle particelle, e queste scoperte influenzano sia la scienza del microcosmo sia la scienza del macrocosmo. Vi farò vedere, influenzano essenzialmente la nostra vita quotidiana, anche se noi non ne siamo coscienti perché ne siamo abituati. E praticamente l'universo, noi oggi sappiamo che aumenta di circa 15,7 miliardi di anni. Oggi l'universo è estremamente freddo, no? Noi siamo qui, c'è un addensamento di materia perché noi siamo sulla Terra, ma nell'universo c'è un protone per metro cubo in media, quindi in questa stanza ci sarebbe pochi protoni, pensate quanti ce ne sono dentro di noi in questo momento. E l'universo è freddo perché quando il fotone si è formato aveva una dimensione piccolissima e poi si è espanso. Espandendosi si è raffreddato, e questo raffreddamento ha portato moltissime evoluzioni. Questa evoluzione, diciamo, è stata negli anni molto lenta in certi aspetti. Per esempio, gli atomi si sono formati quando l'universo aveva 300.000 anni. E noi studiando oggi alcune cose riusciamo a avere delle fotografie dell'universo quando aveva 300.000 anni. Ma quello di cui parlerò oggi è quello che è successo nei primi miliardesimi di secondo di vita dell'universo. L'energia dell'LHC corrisponde all'energia che avevano le particelle all'interno dell'universo quando lui aveva un'età, diciamo, di frazioni piccolissime di secondo, migliaia di miliardesimi. E quindi l'LHC crea le condizioni esistenti meno di un miliardesimo di secondo dopo. E l'LHC è un programma di fisica molto ampio, di cui alla fine dirò due o tre cose, però la missione prima dell'LHC è la massa, capire che cos'è la massa. Ora voi dite, io la massa lo so che cos'è, lo studiate a scuola. A scuola avete studiato, per esempio, che F è uguale a ma, cioè quando io applico una forza su un corpo, questo corpo viene accelerato in maniera, un'accelerazione che è inversamente proporzionale alla massa, oppure diciamo che la forza è uguale alla massa per l'accelerazione. L'accelerazione di un corpo sottoposto all'azione di una forza F è inversamente proporzionale alla sua massa. E anche avete studiato a scuola una cosa che sembra ovvia, ma che invece è profondissima, che è l'equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale. Voi sapete che tutti gli oggetti che uno lascia cadono con la stessa accelerazione. Tutti quanti voi saprete il famoso esperimento di Galileo sulla torre di Pisa, in cui arrivò a capire questo concetto. Però questo spiega come funziona la massa, ma non spiega che cos'è la massa. Un passo molto più avanti è la massa. Con questa formula è una principale che tutti quanti conoscete, perché sta sulle magliette, sta scritta ovunque in giro. E questa è una forma molto importante perché dà l'equivalenza tra due concetti che sembravano diversi, il concetto di massa e il concetto di energia. Questa formula è uguale a mc quadro, dice una cosa molto semplice. La massa è energia concentrata. Io posso, se ho a disposizione dell'energia, come noi facciamo nell'LHC, abbiamo una tantissima densità di energia, se sono capace di mettere tanta energia in un posto molto piccolo, io posso creare in certe condizioni della massa. Posso creare una particella e un'antiparticella, e queste due particelle hanno una massa. Questo è un passo concettuale molto importante, il concetto che lega la massa all'energia. E la cosa che per anche Einstein è molto importante, energia e materia sono le particelle senza massa, viaggiano a velocità della luce, particelle massive viaggiano più lente.
Questo è un altro passo concettuale molto grande, perché tutte le particelle senza massa viaggiano esattamente alla stessa velocità, e questa velocità non è una velocità a caso, è una velocità unica nell'universo, è la velocità della luce. Noi pensiamo sempre alla velocità come concetto di spazio diviso tempo, noi impariamo così a scuola, la velocità è lo spazio diviso il tempo. In effetti, se uno guarda le cose in maniera più profonda, uno dovrebbe dire che esiste la velocità e poi lo spazio e la velocità mi definiscono il tempo, o il tempo e la velocità mi definiscono lo spazio. Sembra la stessa cosa, sembra pigliare un'equazione e dividere e moltiplicare per tempo o dividere e moltiplicare per spazio, ma non è proprio esattamente concettualmente la stessa cosa. Però questo è un concetto lungo su cui poi possiamo spiegarci. Però di nuovo, tutte questi passi importanti non hanno attaccato il problema fondamentale. Cosa la particella? Cos'è questo legame per cui una particella senza massa si muove a una velocità costante, mentre le particelle che hanno massa si muovono a velocità diversa, più piccola? Questa definizione di Newton della massa è andata bene per più di 200 anni. Io ho studiato e studiato di Pitsco. La scienza ha descritto come si comporta la massa prima di capire perché c'è la massa. E capire perché c'è la massa è un campo di ricerca molto importante, e se volete era il numero uno delle domande aperte quando il progetto LHC è stato approvato e poi costruito. Cioè uno del compito numero uno dell'LHC era scoprire l'origine della massa. E questa scoperta estende la nostra comprensione di tutte le particelle elementari e delle loro interazioni. Questo trasparente, giusto per ricordarvi con un po' di numeri quello che vi ho fatto vedere all'inizio, che voi già sapete, voi avete metri, un atomo di 10 alla meno 10 metri, e l'atomo, cioè un nucleo che è formato da protoni e neutroni, quindi blu e rosso, che è un decimillesimo della dimensione dell'atomo. Cioè se l'atomo fosse grande come San Paolo, il nucleo sarebbe più piccolo del pallone con un gioco. All'interno del nucleo c'è un protone che è solo un decimo delle dimensioni dell'atomo, e il protone è fatto da quark, e intorno al nucleo girano elettroni, e questi quark e elettroni noi non sappiamo quanto sono. Qui ho scritto è uguale a 10 alla meno 18 al massimo. Per quanto ne sappiamo possono essere rigorosamente punti fermi. No? Potrebbero essere gli oggetti che non hanno dimensioni spaziali. Quindi capite quello che vi ho detto prima, spazio è un concetto non proprio completamente definito. Posso avere un oggetto che ha una massa, però non ha spazio. Voi dite, io sono grasso, ho tanta massa, occupo molto spazio, sono magro e occupo poco spazio. Ma invece vedrete che il concetto di massa, come noi pensiamo, è un'altra cosa. Le particelle hanno una massa che ha un'origine diversa. E noi, negli ultimi 100 anni, dalla scoperta dell'elettrone fatta da Lord Thomson, abbiamo capito, fatto esperimenti, studiato e abbiamo capito moltissime cose. Oggi abbiamo una teoria che si chiama modello standard, che è una descrizione semplice degli atomi della natura. E in questa teoria sappiamo che ci esistono vari tipi di quark, non solo quelli che noi siamo abituati, ma mi voglio dilungare. La cosa importante è che abbiamo questa teoria, e l'ingrediente di quel base sono qualcosa che si chiama campo. E poi, questo concetto di campo è una cosa un po' astratta, però molto importante. Questo concetto di campo è qualcosa che descrive una proprietà dello spazio. E ci sono campi a cui voi siete abituati, il campo magnetico, sapete che mettete una calamita e questa calamita tira il ferro anche se sta lontano. La calamita genera un campo magnetico. Questa è una cosa a cui siete abituati, e gli altri campi sono campi un po' più complicati, ma con lo stesso concetto. Cioè, un qualche cosa che associa un punto dello spazio delle cose, per esempio un numero, un campo di temperatura, io posso dire quando è la temperatura qui, quando è la temperatura qui, e ogni punto dello spazio ci posso mettere un cartellino con un numero. Questo è il campo di temperatura. Oppure un campo di velocità, io ho un fluido, un fiume in cui corre l'acqua, a ogni punto del fiume posso mettere un cartellino dicendo l'acqua va in questa direzione con questa velocità. Il primo è un campo scalare, perché non ha direzione. Il secondo è un campo vettoriale, perché non solo devo dire quanto va veloce, ma devo pure dire se l'acqua va in una direzione o un'altra. Un fiume a Pisa, l'acqua va in una direzione e non va nell'altra.
concetti hanno coronato la scienza del XX secolo e ci sono stati più di 30 premi Nobel. Se vedete questo trasparente, dal 1898, la scoperta dell'elettrone, fino a ora ci sono stati tantissimi esperimenti, qui in rosso, che sono premi Nobel dovuti alla scoperta di una particella, per esempio il positrone è un elettrone positivo, è un compagno di antimateria dell'elettrone, i raggi cosmici, l'antiprotone è il compagno di antimateria del protone, e poi il quark e altre cose, e in blu ci sono i passi teorici, no? La comprensione, diciamo, il modello a quark, la teoria elettrodebole, la dinamica quantistica e quella che si chiama cromodinamica fanno insieme il modello strutturale. E come avete saputo, visto sicuramente l'anno scorso, è stato dato a François Engelert e a Peter Higgs il premio Nobel dopo la scoperta dell'Higgs al CERN. Ora, tornando alla massa, tutti questi esperimenti hanno misurato la massa delle particelle elementari. E se le riporto in questo grafico, in cui qui non sono numeri che vanno 1, 2, 3, 4, ma sono potenze del 10, questo è un grafico, come si dice tecnicamente, in carta logaritmica, qui sono potenze del 10, vedete che le masse vanno da cose piccolissime come i neutrini a cose molto molto pesanti come il quark top. Non c'è nessuna regola lì, vedete, non c'è una regola che dice queste qua stanno in una rete, stanno lungo un'altra cosa, sembrano casuali. L'elettrone è 350.000 volte più leggero del quark più pesante, il fotone a massa zero e i bosoni W e Z, che sono cugini del fotone, pesano circa 100 oggetti, cioè come un atomo di argento. Perché? Cos'è? Cosa fa diverso? Per quale motivo? E tra l'altro esiste un altro problema. Questo modello standard, per cui ci sono stati tanti premi Nobel e descrive tutto il mondo, prevede che tutte le particelle siano senza massa, che è una cosa chiaramente sbagliata, cioè che non corrisponde a quello che abbiamo visto negli esperimenti. Quindi il problema della massa, da un punto di vista concettuale e sperimentale, è un problema gravissimo, perché qui misuriamo la massa delle particelle, vi dirò per un momento esempi di cosa accadrebbe se non ci fosse la massa delle particelle. Abbiamo misurato questa massa, abbiamo visto che cambia moltissimo, però un modello standard, che è la base, spiega un sacco di cose, dice che la massa delle particelle deve essere tutta zero. E un mondo con corpi elettroni di massa nulla sarebbe molto diverso da quello attuale, poiché vi ricordo che Einstein aveva capito che particelle di massa nulla si muovono alla velocità della luce. Se i corpi di elettroni fossero di massa zero, e noi non staremmo qui, perché non potrebbero legarsi. Noi siamo qui perché ci sono gli atomi intorno ai quali girano, i nuclei intorno ai quali girano gli elettroni. Se tutti i quark e gli elettroni avessero massa zero, non ci sarebbe niente di tutto quello che abbiamo avuto. Come si risolve questo problema? Beh, molti anni fa, moltissimi, anzi poi non eravate neanche in cantiere, forse i vostri genitori non si erano neanche conosciuti. François Engelert e Robert Brout e indipendentemente Peter Higgs studiarono un problema matematico di come si poteva dare, in quello che allora era l'inizio della teoria dei campi, come si poteva inventare un meccanismo per dare massa alle particelle. Però era un concetto, non c'era nessuna prova sperimentale di questo meccanismo. E questo io quello che chiamerò la congettura di Brout e E questa congettura prevedeva che oltre a tutti i campi, quello elettrico, quello magnetico, il campo della cromodinamica, bisognava aggiungere un altro campo, però di cui non si aveva nessuna prova. Questo campo, quello che noi chiamiamo campo di Higgs. E vi faccio notare la differenza, sto parlando di campo di Higgs, non di bosone di Higgs. Il campo di Higgs è quello che avevano pensato il signor Brown e Engelert nel 1900. Questo campo è un altro campo che si aggiunge a tutti gli altri campi della teoria del modello strutturale. Nel nostro corpo ci sono circa 10 alla 26 quark e 3 10 alla 25 elettroni. Grazie al meccanismo di Higgs, essi hanno massa e possono formare, con le forze che li legano, gli atomi e le molecole che fanno il nostro corpo. Ora, però quello che ho fatto è solo spostato il problema. Che cos'è il meccanismo di Higgs?
Siamo, abbiamo spostato la domanda. È quello che cercherò di farvi capire adesso. Però per farvi capire questo, vi devo spiegare un concetto importante, che è il concetto di vuoto quantistico. Ho preso qui ieri la web un disegno di una pompa che è attaccata a un barattolo in cui viene fatta normalmente la marmellata. E voi sapete che quando si fa la marmellata, poi dopo si chiude, si riscalda e dopodiché il tacco tira giù, blocca si blocca bene il tappo e così la marmellata si conserva. Ora, perché succede questo? Perché dentro la pressione è minore e la pressione atmosferica. Perché la pressione è minore? Perché io in qualche maniera con questo procedimento ho diminuito il numero di atomi che stanno all'interno del barattolo. Quando si raffredda la pressione interna è minore. Ora immaginate di avere una pompa perfetta, non voglio quella disegnare qua, ma proprio una pompa bellissima, in cui tirate, continuate a tirare via da questo barattolo tutta quanta l'aria che c'è. Ma tirate per tutto, cioè tutta quanta, tutte le molecole. Se sono stato bravo e ho fatto questo, ho fatto quello che noi chiamiamo vuoto. E che c'è in questo momento? Niente, la parola vuoto ne associamo al fatto che non c'è niente. Invece, questo ritorna a quello di prima, quello che ho detto all'inizio, uno quando guarda il piccolissimo deve ragionare in maniera diversa. Questo vuoto non è affatto vuoto. In meccanica quantistica il vuoto non è vuoto per il seguente motivo. Io, per un tempo molto breve, posso violare uno dei principi di conservazione che a scuola abbiamo detto che funziona benissimo, che è la conservazione dell'energia. Per un tempo brevissimo rispetto ai nostri secondi, per un tempo di miliardesimo di secondo, millesimo di miliardesimo di secondo, posso violare l'energia e utilizzare questa energia per creare delle particelle. Queste particelle, un momento dopo, spariscono. Perché questa violazione può avvenire solo per un tempo molto breve. Pensavo stamattina come spiegare in termini fattuali e della vita corrente questo concetto di virtualità. Beh, immaginate che io vado alla banca e gli chiedo un prestito per 2 minuti. Il direttore me lo dà e io per 2 minuti sono un ricco virtuale, perché subito dopo gli devo ridare questi soldi. Dice, voi non serve a niente. Però per quei 2 minuti io sono ricco e poi questi 2 minuti dopo gli devo ridare i soldi. Se per caso succede che in quei 2 minuti vinco la lotteria, io poi rimango ricco, ma deve succedere qualcosa di speciale, qualcosa che non succede normalmente. Il vuoto è così. Questo qui è la simulazione al computer di un pezzo piccolissimo di materia che vale 3 in 10 alla meno 10 mm, proprio una cosa piccolissima. E in questo vuoto ci sono campi che fluttuano, particelle che vengono create e che vengono distrutte continuamente, a una frequenza di gran lunga più ampia di quella che noi riusciamo a percepire. E quello che succede è che le particelle, che invece vanno veloci, possono interagire con il vuoto. E questa è una proprietà molto importante. Le particelle possono interagire con il vuoto. E nel vuoto del modello standard, come è stato pensato, del vuoto che esisteva quando l'universo appena era stato creato, questo vuoto era una sorta di vuoto di sollievamento. E tutte le particelle potevano interagire col campo, ma il campo era tale che l'interazione non avveniva. E tutte le particelle che esistevano si comportavano, si muovevano alla velocità della luce. Il fotone, la Z, l'elettrone, tutti si muovevano alla velocità della luce. Era un vuoto esistente ma non interagente. Dopodiché, pochissimo tempo dopo, miliardesimi di secondo, è avvenuta, adesso dico una parola difficile, lo descrivo con una messina, una transizione di fase. Cos'è una transizione di fase? La vedo tutti i giorni, la transizione di fase. Quando voi mettete a bollire l'acqua per la pasta, a un certo punto l'acqua diventa gas. Questa è una transizione di fase. Quando l'acqua congela, cambia il suo stato, prima ci mettete una mano dentro, ma un pezzo di ghiaccio non ci mettete una mano dentro. Questa è una transizione di fase. E quello che è successo, un millesimo di miliardesimo di secondo, dopo il Big Bang, l'universo ha fatto una transizione di fase e si è creato il campo di X. Quello che è un vuoto disordinato è diventato un vuoto ordinato. E questo vuoto ordinato le particelle possono interagire. E in questo vuoto ordinato è come un nuovo etere, un campo che permea tutto l'universo, ovunque, e più una
la particella interagisce con il campo, più la particella appare vista. Il fotone non interagisce, la sua massa è nulla. Il W e la Z sono molto pesanti e interagiscono molto. E praticamente, potete immaginarvi che una particella poco massiva urta questo vuoto solamente ogni tanto, invece una particella molto massiva lo urta molto spesso e queste particelle interagendo con il vuoto vengono frenate. E noi percepiamo questo frenaggio come la massa della particella. E questo però è la congettura Brown-Engler-Davis. È un concetto, ma non sappiamo se è vero o non è vero. Quindi, da un punto di vista sperimentale, come si fa a capire se è vero o non è vero? Bisogna fare un esperimento, bisogna fare una prova. Bisogna vedere una caratteristica di questa congettura. E questa congettura prevede che se il campo di X esiste, cioè se è vera questa congettura, allora deve esistere una nuova particella, diversa dalle altre, con delle caratteristiche speciali, una particella scalare, che viene fuori dall'interazione del campo con se stesso. Cosa vuol dire questo concetto, interazione del campo con se stesso? Vuol dire questo. Il campo, il vuoto ordinato, non è stato, non è lì, come il campo di temperatura. Il campo di temperatura pure cambia. Il giorno la temperatura sale, la sera la temperatura scende, però cambia con una frequenza dell'ordine, diciamo, poco al giorno. Invece il vuoto ordinato è una cosa che cambia molto velocemente, oscilla, può andare in risonanza. Cos'è la risonanza? Quando a un certo punto le oscillazioni si fissano su una frequenza definita. E la frequenza è elevatissima, oscilla a 100 milioni di miliardi di miliardi ogni secondo. E queste oscillazioni nascono perché il campo interagisce con se stesso. È come una zuppa che si concentra e si allarga e si concentra, si muove in tutte le direzioni. In questa stanza questo sta avvenendo 100 miliardi, 100 milioni di miliardi di volte al secondo in tutti i punti di questa stanza. Noi viviamo nel campo di X, questa stanza qua è piena di bosoni di X, tutti virtuali. Quindi vivono per un tempo effimero e poi scompaiono. Per questo il bosone di X è tra di noi. Se non ci fosse, noi non staremmo qui. E tutta questa stanza è completamente piena di bosoni di X virtuali che oscillano e vivono per un tempo effimero e poi spariscono. E come si fa a vedere? Beh, se io sono capace di colpire uno di questi bosoni di X virtuali e di cedergli l'energia che serve a lui per avere la sua massa, io lo vedo, cioè lo traduco da virtuale a reale, ho vinto la lotteria e divento ricco. E come si fa a cedere al bosone di X l'energia necessaria per diventare reale? Ci vuole qualche cosa, un proiettile che il bosone di X possedia e che gli dà abbastanza energia. Questa energia è straordinariamente grande come densità. E questo qui è quello che noi facciamo. Noi riusciamo a mettere nel vuoto tanta energia che questi bosoni di X diventano da virtuali, diventano reali. Perché il bosone di X è importante? Ve lo ripeto ancora una volta per un bel concetto. Tutto quello che ci circonda esiste grazie al meccanismo di X. La scala su cui oggi voi siete saliti esiste perché c'è il meccanismo di X. Se non ci fosse il meccanismo di X, quella scala non esisterebbe. E tutto sarebbe così. Particelle che si muovono alla velocità della luce e non ci sarebbero gli atomi, non ci sarebbe il palazzo della Cassano, non ci sarebbe la geologia, non ci saremmo noi. Noi in questa stanza non ci sarebbe, non sarebbe nulla. Tutta la nostra esistenza è legata al fatto che esistono atomi con elettroni che girano intorno a nuclei e questi elettroni girano intorno ai nuclei perché hanno massa. Questa massa viene dal bosone di X. Quindi, quando abbiamo costruito la LHC, abbiamo aperto la caccia al bosone di X. Quindi, punto numero uno del programma, come si fa a cacciare il bosone di X? È una cosa molto complicata. La prima cosa serve un acceleratore, cioè una macchina potente che può accelerare i protoni e farli esplodere. Poi si osservano dei generatori di particelle che possono vedere i prodotti in cui si disintegra il bosone di X. E questi generatori sono strumenti giganteschi che registrano le particelle prodotte quando emergono dal punto di collisione. E sì, poi questi dati sono estremamente complessi e ci vuole un sistema di supercomputing che serve per raccogliere, conservare, distribuire e analizzare questa enorme quantità di dati prodotti dall'LHC.
e soprattutto servono tanti cibi. Questo qui è il palazzo numero 40 al CERN, dove c'è l'ufficio che è qua, e qui si vede tutte queste persone affacciate, sono una frazione importante, ma non tutti, dell'esperimento CERNES. Migliaia di scienziati e ingegneri per disegnare e costruire queste macchine ultrapotenti, uno sforzo collaborativo immenso.